È stata definita una due giorni emozionante, un vero spettacolo, quello che si è svolto a Pescara nell'ultimo weekend. La due giorni della rievocazione del circuito di Pescara Coppa Acerbo quest'anno ha compiuto i suoi 91 anni, ma queste macchine sono riuscite ad emozionare le tantissime persone presenti in piazza Salotto. Abbiamo voluto rievocare la Coppa Acerbo e il circuito di Pescara già dall'anno scorso al 90° anniversario. Quest'anno abbiamo organizzato una vera e propria competizione di regolarità e la manifestazione è stata iscritta a calendario ASI. Il circuito, devo dire la verità, è rimasto quasi integro come quello di allora. E il circuito di Pescara è finito sul Guinness dei primati perché a tutt'oggi è il circuito più lungo del mondo, è 25 km di circuito. La differenza è che una volta era la terra, oggi c'è l'asfalto. Sì, ma se pensi che nel chilometro lanciato famoso Manuel Fangio ha raggiunto 310 km orari, che su quelle macchine, in quel circuito, è qualcosa che fa rabbrividire. Tanti i marchi protagonisti, a cominciare dalle Mercedes, che hanno organizzato nel centro di Pescara un circuito cittadino per gare di regolarità. Sì, abbiamo aderito subito alla richiesta degli organizzatori, della presidenza del Consiglio Comunale, dell'Associazione Prima Pescara, che ci hanno coinvolto in questo evento importantissimo, la rivisitazione della Coppa Acerbo, nel quale noi come Mercedes Italia siamo Barbuscia, concessionario di Pescara, siamo main sponsor. Quindi insomma abbiamo partecipato alla grande e ci fa molto piacere.